non si scherza con i Marine. Ricorda questo. Se ti muovi, sei morto. Allora spara e basta! Che cosa aspetti? Ho conosciuto molti uomini come te. Sai dove sono ora? Sottoterra. Non pensavo di essere al cospetto di un cazzo di eroe di guerra. Eroe di guerra? Tutt'altro. Ora ti spiego come andranno le cose. Io vorrei mettessimo da parte le differenze. Se combattiamo insieme, possiamo salvarci. Che ne dici? Se mi riconsegni il fucile, potremo fare una tregua. E tregua sia. Sono un uomo di parola. Spero anche tu. Se mi viene il sospetto che tu mi voglia ostacolare, beh, puoi credermi. Ti ammazzo in un secondo. Uccido vampiri. Secondo te ho paura di un soldato? Mi sembra l'opzione migliore. Se uno regge la porta, l'altro può passare sotto. Ingresso. Forse c'è un passaggio, ma devo aprirlo da questo lato. Fai presto, i demoni saranno ovunque. Secondo te con chi abbiamo a che fare? Sono vampiri. Impossibile. Mio padre diceva che se una cosa sembra merda e puzza di merda, non c'è bisogno di assaggiarla per sapere che è merda. Fidati, sono vampiri. Dobbiamo lottare insieme per sconfiggerli. Sì, sembra proprio che sia così. Vai! Grazie.
Qual è la prima cosa che farai quando uscirai da qui? Abbracciare mio figlio. Accaduto qualcosa di empio. Mentre sedevo accanto a mia moglie, ho scorto un oggetto stretto tra le sue dita, la spilla di Lady Breccio. Doveva avergliela strappata quando l'ha assalita. Esaminandola, ho notato che somigliava a una delle creature esumate dai bozzoli. Erano questi i demoni di cui parlava Mary. Lady Breccio sapeva da subito cosa avremmo trovato qui. Il cadavere di Mary si è mosso. Non era mia moglie. Era una creatura disumana. Mi è balzata contro e solo le sbarre della cella mi hanno risparmiato dalla sua furia. Ore 21. È accaduto qualcosa di empio. Mentre sedevo accanto a mia moglie, ho scorto un oggetto stretto tra le sue dita, la spilla di Lady Breccio. Doveva avergliela strappata quando l'ha assalita. Esaminandola, ho notato che somigliava a una delle creature esumate dai bozzoli. Erano questi i demoni di cui parlava Mary. Lady Breccio sapeva da subito cosa avremmo trovato qui? Il cadavere di Mary si è mosso. Non era mia moglie. Era una creatura disumana. Mi è balzata contro e solo le sbarre della cella mi hanno risparmiato dalla sua furia. Che significano i simboli sul tuo cappello? Per onorare i morti. Per questo combatto. Beh, è un motivo come un altro. È un ottimo motivo. L'unico motivo.
Non ho problemi con te. Allora dovresti guardare il telegiornale. Senti, un tempo un uomo costruì casa sua sulla riva del fiume. Quando il fiume esondava, si allagava tutto. Quando il fiume era in secca, non c'era acqua e l'uomo aveva sete. Ogni volta gli insetti, ecco, mordevano l'uomo. Ma ogni sera diceva alla moglie: abbiamo tutto il pesce del mondo. Avete voluto voi la guerra, Jason? Sai, parli troppo per i miei gusti. Io dico di levarci dalle palle. A me sembra un'infermeria. Questa può servire. Se vuoi portarti dietro un candelotto di 60 anni fa, accomodati. Le armi chimiche sono vicine, vero? Quando inizi a sembrarmi intelligente, dici sempre qualcosa di stupido.
Vuoi sentire una barzelletta? No. Gennaio 1947, ore 1. Il sabotatore ha colpito ancora. Ci ha chiusi qui. Intrappolati con una di quelle creature. Tutto intorno si levano grida dall'oscurità. Crow ha preparato la mitragliatrice puntata alle catacombe. Mary lo diceva. Non si può combattere qualcosa che non vive. Non rimane che una soluzione. Radere al suolo l'intero tempio, anche a costo di finire schiacciati dalle macerie. Non devono uscire da qui.
Fern. Qualsiasi agli esperti partecipati. Aspetta un attimo. Pensi siano sopravvissuti? Speri ancora. Possiamo solo sperare. Tua moglie? Strano come puoi conoscere qualcuno da anni e non conoscerlo davvero. Non sapevo che il capitano fosse sposato. Sarebbe quello stronzo di prima? Non ce l'ha fatta. Meglio così. Uno stronzo in meno da liquidare. Verrà il giorno in cui rimpiangerai questo modo di pensare. Non ho alcun rimpianto. Questo posto è pieno di sorprese. Che te ne pare? Non ho mai visto nulla di simile. È il cavo di un ascensore. Gli esploratori sono scesi. Non credo siano mai risaliti. L'organo sembra integro. No. No? Non scenderemo là sotto. Gli archeologi non sono riemersi, ti dice niente? Noi non siamo archeologi. Il nostro mondo è sopra, non sotto. C'è un esercito di mostri tra noi e il mondo di sopra. Sono vicini, usiamolo! Sei pazzo! Quasi certamente i vampiri vengono da là sotto. Puoi davvero combatterli a casa loro? Quel che faccio da quando ho messo piede in questo paese. Attiva quell'ascensore! Un antico orrore si è sete di sangue. Fondate. Rassegnate alla luce. Era. Non ha fatto suo modo d'accoglierla.
nome sul registro. Perdita accettabile. Date le chance. Vediamo che non è gradevole. Nella bisticcia tornare. Nemici riescono a se non bene a fondo in una schiena. Non vorrei sembrare un ospite scortese, ma devo avvisare che il tempo stringe. Io sarò qui a salutare i tuoi protetti quando arriveranno al traguardo, oppure a seppellire i loro miseri resti. Io sono così. E questa è la strada che ho scelto e sono stanca di dovermi giustificare. Sì, questa è la mia vita e decido io come voglio viverla. Ehi, cosa che hai detto? Momentaccio? Sì, è un momento di merda. Ti lascio qui i fascicoli che hai chiesto. Non ora. Ho detto di no. Non volevo disturbare. Non sei tu. Sembra che qui ognuno cerchi di fuggire da qualche cosa. Io di sicuro. Sei finito nel caos al checkpoint. Hai ucciso quella donna. Ehi, con me. Puoi parlare? È che tutti pensano di sapere cosa provo. Ne sto uscendo. A modo mio. Sicuro. Hai già i tuoi problemi. E chiunque fosse sembrava davvero il capo degli stronzi. E comunque, tu ce la farai. Oppure chiedi. E ci penserò io. Jason! Jason, ci sei? Calma.
Nick, non ci speravo più. Non ci speravo neanch'io. Ci è mancato poco prima. Siamo vivi. Ad altri è andata peggio. L'importante è che tu stia bene. Dobbiamo parlare? E di cosa? Di noi. Voglio sapere che succede tra noi, se muoio stanotte. Voglio morire sapendo se stiamo insieme. Abbiamo un futuro insieme. Eric era in gamba, ma è morto. Rachel. Tu mi ami? Sei un marine sensibile. Mi piace. Rispondi. Sì. Ti amo, Nick. Non ti perderò, né ora, né mai. È Jason. È vivo. Andiamo. Cerchiamo Jason.